questi giochi sono noiosi. Vorrei qualcosa di più divertente. Oh, ehi, è un Pop-It? Prendine uno. Quale? No, non voglio giocare con i Pop-It. Pubblico difficile? Ci deve essere qualcosa. Che ne dici di... i Pop-Tubes? Dammene uno. Come si allungano? Wow! Oh, ne voglio altri! È lunghissimo! Dov'è finito? Perché non provi queste? Cannucce? Guarda, prima tolgo la parte superiore, poi quella inferiore. Ecco a te, mini Pop Tubes. Wow! Prendi! Mi sento un gigante! Guarda come diventano! Divertente, vero? Assolutamente sì! Prendine un altro! Forza! Ci siamo quasi! Una tazza di cioccolato? Grazie, papà! Ma ho già questa! Oh, va bene! Non importa! Ah, sì! Presi! Guarda cosa ho trovato! Partite? Scherzi? Sono davvero impegnata! Ok, concentrazione! Un paio di lanci con il tuo vecchio? Papà, sono nel mezzo di una partita! Certo, scusa, cara! Cos'è successo? Tutto sotto controllo, nessun problema. Il tasto W. Ma dov'è? No, non può succedermi questo. Qualcosa non va? Fammi dare un'occhiata. Ah, ecco il problema. Che succede? Papà! Ah, è arrivato il mio momento! Wow! Fatti da parte! Ci penso io! Basta usare una penna 3D sui tasti incriminati. Procedi con la penna su e giù, coprendo bene i tasti. Una volta asciutti, usa il bianco per disegnare la lettera. Bella grafia! Come nuova! Non sembra poi così male! Proviamola. Quanti ricordi. Wow, papà, non sei male. Oh, ho troppa fame. Non dirlo a me. Ordiniamo qualcosa? Sì. Vuoto. Wow, una consegna veloce. Ora che facciamo? Trovato. Guarda. Ok, non dovrebbe essere difficile. Ha funzionato! Dolci banconote, quello che ci serviva. Lo prendo io. Quasi dimenticavo, ecco a lei. Che bello! Wow, guarda! È fantastico! Orsetti gommosi, mettili qui. Deliziosi! Che fai? Smettila! Uno alla volta! Non fare lo scostumato! Non sei divertente, ma va bene! Aspetta! Ho un'idea migliore! Mettiamo gli orsetti in diverse ciotole! Poi li sciogliamo! E mettiamo il liquido nei bicchieri! Facciamo rapprendere e versiamo il colore successivo! Continuiamo a riempire! Wow, gelatina arcobaleno! Sì, assaggiamola! Grazie! Inizio io! Sublime! Potevo pensarci prima! Non ti spaventare, ma... che succede? Chi ha preso i miei soldi? Chi è stato? Posso spiegare? Ma prima un po' di gelatina? Ecco pronta la colazione. Ehi, mamma. Oh, buongiorno, caro. Ti preparo subito i tuoi cereali preferiti. Ciò che serve a un ragazzo in crescita. Un po' di latte. Mangiali tutti. Cereali? Ma perché ci provo? Cos'altro abbiamo qui? Oh, un po' di frutta fresca. Tutta salute. Ecco a te. Cioccolato? Sul serio? Da qui. Mangia la frutta. La frutta fa schifo. Voglio il cioccolato.
pulisciti la faccia. Mmm, vermi gommosi. Ma come? Ma dove? Non importa, da qui. Va bene. Questi vanno nel cestino. Io faccio del mio meglio per lui. Quello cos'è? Ho un'idea. Riempio uno stampo con la purea di frutta. Userò diversi frutti, come mele e fragole. Una volta riempiti, inserirò dei bastoncini per ghiaccioli. Li faccio solidificare nel freezer. Poi li tolgo dagli stampi piccoli e li metto in quelli più grandi. Poi li copro completamente con il latte. E poi di nuovo nel freezer. Ora cioccolato. E infine degli zuccherini. Ghiaccioli da colazione sani e nutrienti. Se non vuoi né cereali né frutta, prova questi. Sul serio? Che buoni! La migliore colazione di sempre! Fantastici, mamma! È la mia! Sei matta? La mia custodia è più bella! La mia! No, la mia! Oh, la mia! La mia, mia, mia! Ehi, ragazzi! Devo cambiare banco. Iniziamo a sistemarmi. Ancora discutete? Guarda, è bellissima! Lascia stare, meglio queste. La mia custodia è banale. Oh, quella custodia Poppit mi ha dato un'idea. Mi serve solo della vernice e questa custodia. Riempio una sezione del Poppit con la vernice. Così. Userò diversi colori per ogni sezione. Poi rimetto il telefono nella custodia. Aspetto che si asciughi e stacco la custodia. Wow, ha funzionato! Guardate! Wow, guarda che colori! Fallo con il mio, ti prego! No, con il mio, ti farò i compiti, lo farò! Speriamo che queste creazioni ti siano piaciute. Qual è la tua preferita? Diccelo nei commenti. Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora. Wow, sono proprio stanca. Un bagno mi rimetterà in sesto. Prima spazzoliamo i capelli, così non si annoderanno. Perfetto. E adesso il bagno. Ma cosa? Oh no! Dov'è finita l'acqua? Il tappo si è rotto. Da dove viene questo buco? Come faccio a fare il bagno adesso? Tutto rovinato. Guarda, ho gonfiato un palloncino. Ehi, prendilo. Oh, grazie. Molto carino. Aspetta. Hai appena risolto il mio problema. Grazie. Oh, se l'è portato. Meno male che ne ho altri. Bene, è ora di mettersi al lavoro. Tagliamo la parte posteriore di questa siringa. Dopodiché, passiamo al palloncino. Arrotoliamolo in questo modo. Perfetto! Ora mi serve il pezzo che ho tagliato, dritto nel palloncino. Aggiungiamo un po' di colla a caldo. Molta colla, non facciamo i tirchi. Una volta asciutta, togliamo la parte di plastica, estraiamola con cautela e facciamo un nodo. E vai! Il mio nuovo tappo è pronto! Eccellente! Fa rimanere l'acqua nella vasca! Ah, questo è ciò che mi serviva! Super rilassante!
Questo slime è così divertente. Ok, devo ritoccare il fondotinta. Perfetto. E per finire, una spazzolata veloce. Wow, sto benissimo. Ehi, Jaskier! Come sei carino? Vieni qui. Un po' di coccole? Oh, sei così morbido e dolce. Che sta facendo? Ehi, perché lo hai preso? Oh, ok, sei finalmente pronta. Sei sicura di voler uscire così? Oh no, non guardare. Che pasticcio. Aspetta un attimo. Lo slime tira via lo sporco. Ho appena risolto il problema. Lo tampono sulla parte sporca, così prenderà tutti i peli e il trucco. Molto meglio. E chi pensava che uno slime fosse così utile? Ehi, sembra anche meglio di prima. Forza, andiamo. Qualcuno sta guardando? No? Ok. Eccellente, ho fatto la foto al telefono. Via, vecchia custodia! Ho stampato la foto che ho fatto, l'ho ritagliata e incollata bene. Bisogna coprire tutto il retro della foto, in questo modo. La applico prima che si asciughi. Va allineata perfettamente. Grande, ha funzionato. Ora c'è lo schermo su entrambi i lati. Ciao! Wow, guarda che telefono! Lo so, è fantastico, vero? Quanto è figo! Che invidia! Cos'hai lì, Matthew? Conosci le regole? Dallo a me! E questa cos'è? Ah, è solo una foto incollata! Voi ragazzi di oggi siete così strani! Sì, sa com'è! Eh? Tutto quel lavoro per nulla! Questi compiti sono difficili. Aspetta, ma che... Non capisco niente, non ha alcun senso. Oddio, troppe formule! Andatevene! Ah! Sei bocciato, Justin. Quanto mi diverto! No! Ah! Che cos'è questo chiasso? Au! Credo che mi verrà il livido. Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa. Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente! Sicuro mi bocceranno! Ah, che male! È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto. Cavolo, che bernoccolo! Devo stare più attento. Ah, molto meglio. Papà, questo è più importante! Prenderò un brutto voto! Basta studiare! Ci provo, ma è inutile! Aspetta, ci sono! Bravo, figliuolo! No, parlo dei cerotti! Con questi risolverò ogni problema! Addio, brutti voti! Ah, rimuovo il cuscinetto! E ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta! Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta! Farò faville stavolta, sì! Ah! Oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne! Beh, il compito lo fai comunque. Oh, certo, non vedo l'ora. Buona fortuna, ti servirà. Lo dice lei. Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, eh? Ma non era l'ora di arte? Ah, non ho studiato. Non lo passerò mai. Aspetta, il prof è distratto. È la mia occasione. Devo solo stare attento. Come farei senza di te? Proprio quello che ci voleva. E così arrivate alla soluzione. A questo punto... Che succede laggiù? Un telefono? Ah, sono invincibile. Sicuro? È lì da tanto. Da quando serviva, da qua. Sono deluso, Alex. Ora finisci. È incredibile. Va bene. Mi avrà tolto il telefono, ma almeno non mi ha tolto queste. Queste patatine hanno tutte le risposte che mi servono. E il bello è che poi posso anche fare merenda. Ma fa sul serio? Mi sento osservato. Forse mi sbaglio?
Oh, sono per me, non dovevi. Ancora. Visto che insisti, ecco qui. Che soddisfazione. E adesso fuori di qui. Che crudeltà. Oh, che fai? Ora piangi? Non è giusto. Che è successo, figliuolo? Guarda, papà, ho fatto del mio meglio, ma... Oh, non prendertela. Anzi, credo di avere una soluzione. Togliamo il manico da questa lente di ingrandimento. Poi prendo un tubo di cartoncino e lo metto sopra la lente. Poi fisso con la colla girando tutto intorno con la pistola. Ora prendo del nastro rosso e lo metto intorno alla lente. Così è più bello. Ah, tieni, Alex. Con questa non avrai più problemi. Che cos'è? Guardaci dentro, torno subito. Ancora un attimo. Guarda qui. Ma che... Oh, le risposte. È fantastico. Ok, oggi compito. Ed è particolarmente difficile. Ho buone sensazioni. Se dicono tutti così, potete cominciare, ragazzi. Tanto non lo passerai. Grazie della fiducia. Dai, papà, dove sei? No, quello è un albero. Ho il travestimento perfetto. Alex, qui! Sapevo che non mi avresti deluso, papà. Grazie. Ah? Hai detto qualcosa? Che sta facendo? Oh, non mi convince, meglio controllare. Finora tutto ok. Che succede qui? Niente, di che parla? Guardi pure se vuole. Sicuro, quell'operaio ha un'aria sospetta. Ah, fai il vago. Oh, forse no, forse ho giudicato male. Vabbè. Più per poco. Accomodatevi. Buongiorno, voleva vedermi? Sedetevi, prego. Abbiamo un problema con Sofia. Guardi il suo quaderno, è inammissibile. Oh no. Che ci posso fare se mi annoio? Datti una regolata. Oh, scusate. Pronto? Sofia, mi hai delusa. Torno subito. Oh, se n'è andato. Che ne dici, giochiamo? Cosa? Prendi una matita, giochiamo. Davvero? Eccola. Tieni. No, aspetta, così non va. Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa da usare qui. Metto una striscia di nastro adesivo sul quaderno e un'altra ancora qui a fianco. Poi altre due strisce orizzontali. Adesso mi servono un po' di graffette. E queste clip. Ok, cominciamo. Dai, tocca a te. Oh, che spasso! Metto qui la mia clip. Bel tentativo. Bella mossa. La partita si fa attesa. Non vincerai. Ecco sì! Ho vinto! Sta tornando, fa finta di nulla. Che succede qui? È stata lei? Oh, mi serve una vacanza. Dai, su, quanto tempo ci vuole? Quanto sei bello, signor unicorno. Whee! È fatta. La casa è nostra. Sì. Cominciamo a impacchettare. Ecco a te, tesoro. Io mi sbarazzo di questa pianta. Ok, comincio da qui. Wow, c'è un sacco di roba. Metti i giocattoli nello scatolone, tesoro. Entra, è ora del pisolino. Non mi dimentico di te. Mettiamo lo scotch e uno scatolone è pronto. Ho finito, mamma. Mi dai lo scotch? Ecco a te, tesoro. Dove si stacca? Com'è appiccicoso. Sofia, tutto bene? Oh no! Aiuto, mamma, sono in trappola! Non ti muovere, amore. Ci penso io qui. Potrebbe fare un pochino male. Grazie, mamma.
Ok. Torniamo ad impacchettare. Un momento. So io cosa fare. Con questo trucco sarà più facile usare lo scotch. Metti una fascetta attorno allo scotch in questo modo. Poi taglia la parte in eccesso. Così dovrebbe andare, sì. Tieni, mamma. Metto lo scotch sullo scatolone. Poi uso la fascetta per tagliarlo. Prova anche tu, piccola. Wow, che responsabilità! Ce l'ho fatta, mamma! Bellissimo! Sei di grande aiuto. Ma cos'è questo rumore? Oh, c'è stato un problemino! Mi aiutate? Questo è il travestimento perfetto! Bersaglio individuato! Non è giusto! Io sono così brava! Ehi, quella pianta mi sta parlando! Vieni qui! Io? Avvicinati! Ok! Siediti! Questa pianta ce l'ha con me! Qual è il problema? Il test è andato male! Forse posso aiutarti! Guarda! Wow! Il massimo! Non è gratis! È chiaro, wow! Grazie, chiunque tu sia, ma come hai fatto? Non dovrei dirtelo, ma... Per prendere un voto più alto, ti basta una matita jumbo. Usa un bisturi per tagliare la gomma a forma di triangolo così. Crea una A. Intingi la gomma nella pittura rossa e premila sul tuo compito. Ecco fatto, facilissimo. Wow, mi ricorderò di questo trucco, grazie. Oh, ci sono le mie amiche. Guardate, potete prendere il massimo anche voi. Ah, levati di mezzo. I miei affari andranno a gonfie vele, prego. Ecco a te. Ne valeva la pena, grazie. Sgancia i soldi. Ehi! Wow! Non è gratis. Grazie. Odio quando mi si rompono le matite, che fastidio. Per fortuna ho questo robottino. Ci pensa lui a fare il lavoro sporco, devo solo girare la maniglia. E poi avrò una matita bella appuntita. E ora la rimetto con le altre. Ho un'idea. È ora di dare libero sfogo alla creatività. Piego un foglio di carta così. E poi ci disegno una faccia da mostro. Verrà benissimo. Sta venendo bene. Una volta fatto, apro il foglio. E finisco il disegno. Devo aggiungere qualche dettaglio. Benissimo. E ora un po' di colore. Sono soddisfatta. Mi piace l'arte. Più è strana, meglio è. Che stai facendo? Ehi, è il mio disegno. Torna qui. Dove lo stai portando? Che hai intenzione di fare? Che succede qui? Oh, sei qui. Chi sei? Ti stavamo aspettando. Come stai bene? A tutte le ragazze piacciono i gioielli, soprattutto quelli appena disotterrati. Abbiamo anche quelli abbinati. E ora mi prendo dei gioielli per il mio compleanno. Ci sono problemi? Ecco la prima challenge. Realizzate dei gioielli. Non ne sono tanto sicura. Dai, iniziamo. Non ci credo che lo stiamo facendo. Dai, vieni su! Da dove iniziamo? Che ne dici delle dita? Non guardarmi così, per favore! Che ne dici di usare questo? Non so, aspetta! Per favore non farlo! Sì, lo sapevamo! Stavamo scherzando! Non mi è ancora venuta un'idea! Ferma, non ti muovere! Possiamo usare questi elastici! Ehi, mi servono! Ma servono anche per la challenge! Benissimo, ora i miei capelli saranno tutti disordinati. Sono tutti. Guarda qua. Servono solo le mie dita. Prenderò l'elastico. Che stai facendo? Arrotolo l'elastico attorno al mio dito. Poi ripeto lo stesso con tutti gli altri. Poi intreccio quello rosso. Così. E ripeto. Posso farcela. Tengo sempre delle fasce per capelli di ricambio qui. Una scorta d'emergenza. Sapevo mi sarebbero tornati utili. Non voglio farlo vedere a Lexi. Più difficile di quanto pensassi. Ho quasi finito. È come fare una treccia. Voglio farci un bracciale così. È bellissimo.
Guarda, Olivia! Ne ho uno anche io! Cosa? Come? Mi sono lasciata ispirare! Sono un po' troppo colorati per me, ma è un pareggio! Woohoo! Ed è tutto grazie a me! Questi sono carini! Me li metterei! Questo è il motivo per cui non usciamo con persone normali! Questo colore è perfetto, scuro, lunatico, proprio come me. Ma che... il mio telefono! Togliti, mi dai fastidio! Lasciami stare. Oh, che peccato! Non ho bisogno della tua pietà, comunque. Ecco la vostra prossima challenge. Che aspettate? Puoi contare su di noi, sarà divertente! Abbiamo le vostre cover. Iniziamo! Cosa dovrei fare? Ah, ho un piano geniale! Mi servono giusto delle cose dalla borsa. Dov'è? Non mi serve questo. Cos'altro c'è qui? Ti ho detto di pulire la borsa più spesso. Una carota. Uno snack per dopo. Ups. Avremmo potuto condividerlo. Ecco quello che cercavo. La mia penna 3D. Sarà bellissimo. Inizierò disegnando la cover. Disegno una trama fitta. E poi cambio colore. Lo faccio fino alla fine. Effetto arcobaleno. Wow, proprio come me l'aspettavo. Che ne pensi? Ammettilo, ti piace? Mi fa sorridere. Bellissima. Sei adorabile. Un coniglietto no, Le prenderò lo smalto per unghie e dovrebbe funzionare. Quale dovrei usare per primo? Bello questo. Tamponerò lo smalto sulla cover del telefono. Ci voglio fare dei puntini. E poi aggiungo altre sfumature. Le metto una sopra l'altra. Già, sembra molto bello. E ora mi serve una cannuccia. Spero di non restare senza fiato. Devo soffiare nella cannuccia. Così faccio muovere lo smalto sulla cover. E si mescolano i colori, così viene un effetto di marmo. E ora con questa lampada fisso tutto. Sarà più veloce. Wow, è bellissima! Ehi, guarda qua, spero ti piaccia. Tocca a te decidere. Me lo sento, andrà bene. Siete state brave entrambe. Pareggio di nuovo. Sì, sono felicissima! La userò come cover. Oh oh, ho la mano bloccata. Stai bene? E ora che faccio? Non riesco a toglierla. Ah, il mio telefono! Per fortuna ho una cover. Non ne parliamo. Lo taglio qui. Sta venendo bene. Che noia. Ma che dici, questa lezione è la migliore. Ehi, Molly. Hai qualcosa dietro l'orecchio. Cosa? Ma dov'era? Sei una maga? Chissà. Wow, che figata. Mi è venuta un'idea. Avrò bisogno di un sacco di cartone. E anche di alcune molle. Ora posso fare una scatola, perfetto! Sì, dovrebbe andare! Mindy, guarda! Oh? Che cos'è? Oh, l'hai fatto tu! E non hai visto la parte migliore! Guarda, sta mangiando la moneta! Forte, vero? Ancora! Speravo che lo dicessi! Devo concentrarmi, non voglio fare errori! Cavolo, questa è grossa! Quello cos'è? È il mio gattino. Lo so, è incredibile. Invidiosa, vero? Lo voglio, guardalo. Molly, posso tenerlo un pochino? Certo, scherzavo. Fregata. Non è divertente. Comunque scordatelo. Oh, che cattiveria. Ora le faccio vedere io. Taglio questo a metà e poi applico della colla intorno al bordo. Ho un pezzo di carta seghettata. Ce lo incollo in questo modo piegando i bordi per formare una scatola. Ho arrotolato la carta a un bastoncino di legno. La metto qui, in questo alloggiamento. Questo sarà il coperchio della scatola. Faccio passare il rotolo nella fessura e ci disegno sopra. E questo è tutto. Molly, guarda qui. È un cartone animato di Hello Kitty. Figo, vero? Cosa? Ma dove l'hai preso? Lo voglio! C'è solo una cosa da fare, scambiamo? Sai cosa voglio? Un
ne è valsa la pena. È così morbido e coccoloso. Non ho mai visto niente di simile, troppo bello. Potrei starci tutto il giorno. Ok, sveglia impostata. È ora di andare a letto. Ho l'impressione di star dimenticando qualcosa. Ma cosa... Oddio, l'esame! Oh no, devo studiare. Spero che non sia troppo tardi. Ok, posso farcela. È solo un semestre, insomma. Quanto potrà essere difficile? Sono così stanca. Ah, ma devo andare avanti. Oh, che nottataccia. Nottataccia, eh? Ti ho portato degli snack. No, sei la migliore. Lo so. Eh? Che succede lì? Shh, devo concentrarmi. La lampada funziona male. Deve essere difettosa. E adesso è rotta. Non va bene. Spero che tu non abbia paura del buio. Resisti, Ho un'idea. Sì, andiamo. Disegnerò dei cuori su un bicchiere di carta, poi li taglio via. Posiziono un disco di cartone sul bordo e ci faccio passare un bastoncino. Ora mi servono dei dischi di cartone. Li impilo e poi pratico un foro in questo modo. Metto delle lucine nel bicchiere e fisso i dischi con il bastoncino. È una lampada da tavolo. Ehi, Mindy, questa ti aiuterà a studiare. Wow, proprio quello che mi serviva, è perfetta. Buona fortuna, tesoro, puoi farcela. Sì, speriamo. Questo libro è così interessante. Ma la lettura è un duro lavoro, mi sta facendo venire fame. Mi serve cibo. Per fortuna sono attrezzata, ecco qui. Fantastico, questa sì che è vita. Nulla può rovinare questo momento. Cosa pensi di fare? Butta qui. Non è giusto, avevo fame. Conosci le regole? Sono molto delusa, Mindy. Continua a leggere. Sono più furba io. Ho altre scorte. No, non posso. Oppure sì. Deve esserci un modo per passare inosservata. Sì, ci sono. Ricavo una nuvola da un pezzo di cartone. Poi ci attacco degli occhi e una bocca. Ci incollo sui bordi così del foam. Avrò bisogno anche di una cerniera. Ed ecco un bellissimo quaderno con un gustoso segreto. È come un dolce arcobaleno. Ora sì che si ragiona. Non lo saprà mai. Mindy, che stai facendo? Niente. Ok. Lasciami mangiare in pace. Non ci sono. I trucchi per la scuola sono preziosi come l'oro, soprattutto se ti aiutano a superare un test. Ma fa attenzione, devi essere veramente subdolo per riuscire nell'intento. Jennifer? Scusi, prof. Oggi abbiamo una marea di trucchi per la scuola. La fotosintesi. Penso di aver capito tutto. Ehi! Hai studiato per l'esame di domani? Beh, io sono Jennifer e studio sempre. Fa come ti pare, allora. Come ha fatto a rispondere a tutte quelle domande? Lo studio mi fa venire sete. Ehi, lo sta guardando! Sbircia un po'! Ho solo un minuto! Ciao, preziose risposte! Siete così belle! Non riuscirò a memorizzare tutto! Ma questa pellicola di plastica potrà aiutare! E dai! Se metto la plastica sopra la carta, faccio un cerchio attorno alle risposte. Poi lo metto sopra il mio test. Sono un genio o cosa? Ah! Cosa stai facendo? Niente! Sto solo guardando le mie caramelle. Sei strana, eh? Ora è il momento della verità. Bingo! Si allinea perfettamente. Sono in ritardo. Questa lezione dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ah! La matematica è la mia condanna. Che cosa? Non sapevo che ci fosse un test oggi. Non ho nemmeno studiato! L'insegnante lo noterà. Ah! Non sta guardando, non è vero?
Ma cosa sta facendo Jennifer? Signorina? Spero non sia un libro di testo. Beh, non ha funzionato. Forse posso guardare il foglio di Kate. Come sei furba, Jennifer? Jennifer? Stavo solo facendo stretching, prof. Ora come faccio? Jennifer! Ne ho avuto abbastanza! Oh, non posso fallire questo test! Ehi, il mio anello! Ecco la soluzione ai miei problemi! Hai un foglio a quadretti da qualche parte? Prendi delle forbici e ritaglia un mucchio di quadratini. Pinzali insieme e crea un libro. Quindi scrivi le risposte. È piccolo, ma leggibile. Dopo aver inserito le risposte, incolla la parte superiore sull'anello. Una volta asciutto, sei pronta! Oh, sto già meglio! Chi sapeva che la matematica potesse essere così facile? E l'insegnante non se ne accorgerà! Non ti muovere, Jennifer! Jennifer, ti sto guardando! Beh, forse ti servirà un nuovo paio di occhiali! Il prof è distratto, devo approfittarne! Meno male che senza gli occhiali non vede niente! E ora ci si diverte! Ho qui la mia emoji preferita! Ah, adesso ci vedo! Devo fare un po' di copie! Vi voglio concentrate sul compito in classe! Ecco a te il compito! Guarda! Il compito è rovinato! Oh no, è rovinato! Ok, sta per cominciare il compito in classe. Madison, ecco a te. Andiamo bene, avrei dovuto studiare un po'. Forse però posso cavarmela. Adoro la matematica, prenderò 10. Wow, che secchione. Comunque, ehi! Ah? Non è che puoi aiutarmi? Oh, ma certo, ma... Tutto ha un prezzo. Dammi un bacio e ti do le risposte. Non se ne parla neanche, meglio farmi bocciare. Ok. Allora pensa. Non è difficile, sono solo numeri. Questo non mi aiuta per nulla. Non ci riesco, dai, cervello. Madison, il tempo passa, concentrati. Ci sto provando. Ehi? Un bacetto solo, ok? Che giornata? È solo un bacetto, immagina che sia tua nonna. Un bacetto sulla guancia. Mi serve del colluttorio. Ecco qui, adesso dammi le risposte. Una promessa è una promessa. Ecco, guarda qui. Per ottenere le risposte, scrivi l'equazione. Poi addiziona i due numeri. 6 più 4 fa 10. Dopodiché sottrai il 2 dal 10 e avremo 8. Per la prossima risposta ripetiamo lo stesso trucco. Stavolta addizioniamo 2 e 5. E avremo 7. Poi sottraiamo 2. E il risultato sarà 5. Wow, geniale, grazie! Posso farcela! La prima risposta è 8. L'altra 5. Conosce tutte le risposte! Ehi! Mi aiuti, per favore? Va bene, ma dovrai darmi un bacio. Ah, solo per questa volta. Scherziamo! È la mia ragazza! Ripassiamo un po'. Oh, ciao! Guarda chi ho portato! Un cagnolino, posso accarezzarlo? Ma certo, adora le coccole. Ma che bel pelosetto! Sei proprio adorabile! Ciao a tutti! Ciao! Sono uno schianto. Che vuoi? Spostati. No! Guarda, ti pago se cambi posto. Non se ne parla. Ok. Oh, che bel cagnolino. Ma chi si crede di essere? Mi fa infuriare. Ehi, mi sono proprio sfogata su questa merendina. Aspetta. Vuoi tenerlo in braccio? Certo.
Ah, so io come riprendermi il posto. Ho un piano. Taglio via questo pezzetto dalla confezione e schiaccio tutto sul suo quaderno. Ecco! Sei il cagnolino più bravo del mondo. Oh mio Dio! È il cane peggiore del mondo! Ha funzionato! Devo eliminare le prove. Eccomi, bravo cagnolino! Come puoi vedere, i colori di questo dipinto sono semplicemente divini! Evocano le notti d'estate e la tentazione! Oh! Ok, sei pronta per iniziare? Facciamolo! Non preoccupatevi ragazzi, sto bene, l'arte può essere pericolosa! Ora mettetevi al lavoro sulle vostre tele, per favore! Sarò qui se avete domande o avete bisogno di aiuto! Va bene, sono pronta per creare arte! Eccellente, sento molto questi colori! Ho bisogno di altri colori per il mio lavoro! Ah, colori! Voglio i colori! Ancora questi colori, anche questi! Sì, ora sì che va già meglio! Molto bello! Sì, questa è la passione che mi piace vedere nei miei ragazzi! Sembra che abbia finito l'inchiostro! Ne prenderò un altro! Eh? Dove sono andati? Ehi, li ha presi tutti! E ora come diavolo farò? Un po' di più di questo qui! Sì, squisito! Ma è ridicolo, come faccio a lavorare senza strumenti? Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Adoro questi piccoli libri da colorare! Devo solo avvicinarmi di soppiatto! Devo prenderli, oi! Oh, pensavo di aver sentito qualcosa! Dove sono finiti i miei cotton fioc? Mi prodono le orecchie! Oh no, oh no! Aspetta, aspetta, calmati, tutto andrà bene! Ecco, la mia scorta di riserva, è tutto ok! Bene, la prima fase del mio piano è stata un successo. Ora posso mettermi al lavoro. Avvolgerò questo batuffolo di cotone con la carta velina tutto intorno e ora userò un po' di nastro adesivo washi. Adoro questi po' a viola, che carini! Devo avvolgerlo attorno al tampone. È fantastico! Ma quello di cui ho veramente bisogno è del colore. Come il colorante alimentare, metterò qualche goccia all'estremità del cotone. Farò un piccolo test su questo pezzo di carta. Ho salvato il mio progetto artistico. E perché farne solo uno quando posso creare l'intero arcobaleno? Bene, è ora di rimettersi al lavoro, via! Ciao, opera d'arte, mi sei mancata, ma sono tornata con tanto colore! Sono il miglior genio artistico di sempre! Ecco, penso che questo potrebbe essere un vero capolavoro. Va bene, ragazzi, vediamo i vostri lavori di oggi. Ecco il mio, lo adoro! La mia è un'espressione del terrore che si prova su delle scale buie. Va bene, fammi dare un'occhiata più da vicino. Ok, ok, vedo l'utilizzo del blu e evidenziazione con l'arancione. Va bene, ci sono molte pennellate. Oh, cos'è questo? Da dove vengono questi piccoli bastoncini? Eccellente, li amo! Ottimo lavoro, mia cara! Lo prenderò in prestito, se non ti dispiace! Oh, certo, immagino che non sia un problema! Oh, bene, fammi scrivere nel mio diario! Oh! Oh mio Dio, cosa ho fatto? Oh, ma che capelli! Così dovrebbe andare! Che cosa? Il test di scienze è oggi! Oh, ma come ho fatto a dimenticarmi? Forse posso studiare rapidamente. Non lo apro da chissà quanto tempo. C'è così tanta polvere. Bah. Non mi ricorderò un accidente. Sono destinata a fallire. Wow! Potrà mai andare peggio di così? Oddio. Ma aspetta un attimo. Posso scrivere su me stessa, non è vero? Ho appena avuto un'idea geniale! Posso scrivere le risposte sul ginocchio! Questo è il metodo per barare più figo di sempre! Non devo più memorizzare le formule! Sei troppo forte, Madison! E per assicurarti che non sbagli, passaci sopra la lacca per capelli! Bene! Non mi sono mai sentita così preparata in tutta la mia vita! È il crimine perfetto! E quando l'insegnante non guarderà, dà un'occhiata al ginocchio! Per alcuni i test sono un gioco da ragazzi, ma per gli altri le cose sono più complicate! Non supererò mai quest'esame! Come fa Kate a essere sempre brava? È come se memorizzasse i libri di testo!
Mi sento così stupida. Mi farà vedere le sue risposte. Beh, ma non conosci il trucco, Jen? Se hai problemi di questo tipo, moltiplica questa riga. Quindi moltiplica quest'altra, vedi? Quindi aggiungi questi due numeri qui. 6 più 3 fa 9. E questa è la tua risposta. 693. Questo trucco è davvero geniale. Wow! Grazie per avermelo mostrato. Non si può parlare durante il test. Kate? Fammi vedere. Che cosa? Che cos'è tutto questo? No, non può essere. Sì, può. Seicentonovantatré. Che tipo di stregoneria è questa? Chiamami la regina della matematica. Ci sta bene qui. Penso che sia un buon posto. Ora, se solo riuscissi a prendere del nastro... Ah, dai! Qui servono due mani. Ah, va bene, per favore, rimani fermo. Ecco. Ma dove sono le forbici? Le avevo in tasca! Ah! Dai! Ah! Ma è ridicolo! Ho solo bisogno di uno stupido pezzo di nastro! Ma cosa diavolo stai facendo? Ho solo bisogno di un pezzo di nastro! Fammi pensare... Lo so io! Guarda! Attacca un'estremità al tavolo. Quindi fai due piccole pieghe così. Quindi tieni premuto e tira! Vedi? È fantastico! Finiamo adesso. Ed ecco fatto. Non può andare meglio di così. Le bolle sono così magiche. Cosa? Smettila. Potrei farlo tutto il giorno. Fuori dalla mia classe. Adesso. Non è una fan delle bolle, eh? Non so che si perde. Io e le mie bolle ce ne andiamo. Aspetta. Ho un piano. Meglio che mi metta al lavoro. Metto un ventilatore sul banco, poi l'accendo. Ecco le bolle. Guarda come vanno. È fantastico, la prof resterà di sasso. Cosa? Bolle di nuovo? Chi è stato? È così confusa. Ah, che giornata, ho bisogno di rilassarmi. Ciao mamma, vuoi giocare? Ecco, prendi. Oh, non oggi, tesoro, sono troppo stanca. Ma... Ok, volevo solo divertirmi un po'. Aspetta, forse posso aiutarti, mi servirà questa. Risolverà tutto, fidati. Ecco, oh, pennarelli. Sapevo avrebbe funzionato. Serve qualche foglio. Wow, ottima idea. Sono contenta abbia funzionato. Voglio fare un bel disegno. Non mi piace questo, me ne serve un altro. E so dove trovarlo. Avrò l'imbarazzo della scelta. Facciamo piovere pennarelli. Woo! Eccoli che arrivano. Guarda quanti colori, è come un arcobaleno. Adesso sì che si ragiona, sarà fantastico. Appendo il pallone al chiodo. Ah, sono un artista. Non vedo l'ora di farlo vedere. Cosa hai fatto? Oh! È tutta colpa tua, aspetta. La bottiglia. Di che parla? Questo ti piacerà, dammi qualche minuto. Ho del lavoro da fare. Taglio la bottiglia a metà. Mi serve solo la parte inferiore. Ho fatto lo stesso con altre tre bottiglie. Ora aggiungo degli adesivi, non sono carinissimi. Unisco tutti i fondi di bottiglia così. Mindy, questo è per te, tesoro. Guarda qui. Allora, che te ne pare?
Ci puoi mettere matite e penne, così saranno sempre in ordine. Che bella idea, mamma, mi piace! È ora dei compiti, anche se preferirei mangiare questo ghiacciolo. Ci voleva proprio. Ok, al lavoro. Non dovrebbe volerci molto. Poi posso tornare al mio ghiacciolo. È un buon inizio. Pausa snack. Che buono. Me lo voglio proprio gustare, rende i compiti più piacevoli. Ecco qui, finalmente ho finito. Passiamo alle cose importanti, ossia questo. È così buono. Aspetta, si scioglie, cade. No! Il mio libro. Ma perché? Posso risolvere però. Taglio il bastoncino del ghiacciolo in diagonale e poi con un pennarello rosso lo coloro tutto. Così. Ottimo. Adesso lo posiziono su un foglio e disegno un ghiacciolo. Poi lo ripasso con un pennarello. Devo solo seguire le linee. Ora prendo la colla. Riempio il centro del disegno partendo dal bordo. Farò tutto il giro. Poi comincio ad andare verso il centro, così. Prendo delle perline e le cospargo sopra la colla. Questa è la parte divertente. Soffio via l'eccesso e aspetto che la colla si asciughi. Ma c'è ancora una cosa da fare. Decorarlo! Scriverò un bel messaggio. I ghiaccioli mi rendono felice. Aggiungo qualche cuore e ho finito. Wow, è incredibile! Mi fa sentire bene! L'adoro! Resta ferma, Emily. Pronta? Certo! Questo è il luogo ideale per farlo. Ci sta benissimo. È stata una grande idea. E adesso? Ci ho già pensato. Pensavo di fare bigliettini. Bello! Guarda qui, semplice e diretto. A te la parola. Ho una grande idea. Serve un bel cuore qui. Penso che dovrebbe essere rosso. Ho la mia colla, ne metto un po' sulla carta e poi posso attaccarci il cuore. Mi assicurerò che sia ben fissato. Direi che la produzione può cominciare. Dammi un secondo. Com'è? Carino, vero? Quelli sono gli altri? Esatto. Beh, meglio che mi metta al lavoro, non dovrebbe volerci molto. Colla, cuore, è divertente. Sì, che c'è? Ce ne sono tantissimi altri. Stai scherzando? Dividiamoceli, così facciamo prima. Tieni. Caspita, grazie. Dobbiamo essere veloci, eh? Il romanticismo non aspetta. Facciamolo. Un po' di colla e un cuore. Sta diventando una noia, sono troppi. Che lavoraccio. Tieni duro, Emily. Come va? Insomma, anch'io. Comincio a pensare che sia stata una pessima idea. Però dobbiamo finirli. Oh, dobbiamo proprio. Aspetta, so cosa fare. Avrò bisogno di questo contenitore per alimenti. Ci metto dentro una spugna e applico della colla. Andrò da capo a capo. Poi posso rimettere il coperchio. E adesso agitiamo. Dovrebbe bastare. Oh, che fai? Premo un cuore sulla spugna e lo attacco al bigliettino. Guarda! Sei un genio! Voglio provare anch'io! Wow, molto meglio! Così faremo in un attimo! Hai salvato la situazione, Emily! Abbiamo quasi fatto! Questo era l'ultimo! Ce l'abbiamo fatta! E sono tutti bellissimi! Batti il 5! Adoro le storie a lieto fine! Ok, classe, è l'ora del test. Spero che abbiate studiato. Ok, facciamolo. Questa è facile. È proprio un nerd. Non ho bisogno di studiare io. Ho tutte le risposte proprio qui. Prenderò il massimo. Sono troppo intelligente. Questa non la sapevo. Che sta facendo, Emily? Oh, non ci credo! Ehi, da questa parte! Cosa c'è, Matthew? Emily sta copiando! È vero? Cosa? Non mi permetterei mai. Guardi. Cosa? Aspetta, ho visto il telefono. Non vedo niente. Sei pessimo.
Posso finire il mio test adesso? Sono sempre un passo avanti. La prossima volta andrà meglio, Matthew. Sono troppo furba. Ma... Non parlate. Rimanga tra noi, ok? Meno male, ancora lì. Ero così preoccupata. Spero che a Matthew piaccia. Se lo merita. È così bello. Voglio dire, guardatelo. Oh, devo incartarlo. Voglio che sia perfetto. Che carta uso? Questa è bella, proprio come lui. Dovrò tagliarla. Aspetta, queste non sono forbici. Sono sicura di averne un paio nello zaino. Dove sono? Oh no! Aspetta. Andiamo. Oh. Saranno qui? No. Come faccio? Dovrò strapparla. Basta fare piano. Ok, posso farcela. Così, pianino. Ah, niente da fare, che disastro. Ah? Cosa c'è lì? Forse posso usarle. Sì, credo che funzionerà. Snip snip. Tengo le squadre in questo modo e le muovo come fossero forbici. Fin qui tutto bene. Funziona. Wow, è incredibile. Sono quasi alla fine. Adesso posso incartare il regalo. La faccio aderire bene e poi piego agli angoli un bel fiocco e ci siamo. Adesso devo soltanto trovare Matthew. Eccolo. Aspetta, 2 più 2 fa 4. Ogni giorno si impara qualcosa. Matthew, buon compleanno. Wow, grazie Emily, che emozione. Non ci credo. Ho sempre desiderato questo set, come lo sapevi? Sono felice, ti piaccia. Ehi, vuoi un massaggio alla schiena? Oh, Olivia, come sei carina! Bellissimo, sono stata attesissima ultimamente. Oh sì, rilassati. Sei una bravissima... Ah! Non è divertente! Sì, dai un po'. Oh, wow, questo video è bellissimo. Hai visto? Fai vedere a questa arancia chi comanda. Potrei farlo anche io. Cosa sta facendo? Anche io posso rilassarmi. Bene, ecco la prossima challenge. Via! Sarà divertente. No, non ne sono sicura. Sarà facile. Dobbiamo solo disegnare sulle nostre mani. Inizio con gli occhi. Fa il solletico. Ok, ora disegno le braccia. Ecco qua. È l'ora della festa! Yuhu! Olivia? Facciamolo! Ehi! Eh? Cos'è? Secondo me ti stai gasando troppo. Oh, hai ragione. Scusa, tocca a te. Forse posso usare questo. Mi metto questo pezzo di tessuto sul dito. Poi ci metto dentro un pezzetto di caramella. Sembra un buon posto. E ora disegno la faccia. Guarda quelle ciglia! Che invidia! Sembra che qualcuno stia per sentire dei piedini. Congratulazioni, ragazzi! Ecco il tuo cappello, ti sta bene! Sono adorabili! Aspetta! Ehi, bellezza! Che cosa? No! Ah! Ah! Ehi, cos'è tutto questo rumore? Non ci credo che sta succedendo! Aspetta, me lo sono immaginato! Phew, che sollievo! Per un attimo mi sono preoccupata. Ti senti bene? Vince Lexi, è stata una decisione facile. Woohoo, ce l'abbiamo fatta! Le mie dita non sono felici. Cos'è? Non ti interessa? È tutto ok, calmi. Sì! Che sta facendo? Oh, bello! Falla smettere. Ups, mi stavate aspettando. Stavo giocando con questo. Ehi, adoro il pluriball. Ce n'è altro? Oh, che bello. E questo dovrebbe essere divertente. Potrei passarci tutta la giornata. Eh? Ehi, smetti di guastarci la festa. Mi stavo divertendo. Ok, ecco la prossima challenge. Una borsa alla moda. Ok, wow. Ho un'idea geniale.
Mi servono le mie caramelle. Verrà benissimo. Piego il pluriball. Poi ci metto sopra le caramelle. Alterno i colori. Le metto su un lato. Poi mi serve un elastico. Lo userò per legare insieme due caramelle. Voglio che siano al sicuro. Continuerò a farlo finché non avrò una lunga catena di caramelle. Questa sarà la maniglia. Lo collego al pluriball. Ed è pronto, com'è divertente! E se hai fame puoi fare uno spuntino. Che stai facendo, Lexi? Ho trovato questa borsa noiosa. Questo potrebbe essere utile, aspetta. Che succede? Cerco ispirazione. Ah, proprio quello che stavo cercando. È ora di mettersi al lavoro, srotolo il foglio di alluminio. Mi servirà una penna rossa. Inizio disegnando un cerchio sull'alluminio. Poi lo coloro all'interno, ci disegno intorno con colori diversi. Voglio creare un cerchio grande e colorato. Deve riempire il foglio di alluminio. Ho quasi finito. Ok, e ora prossimo step. Spruzzo dell'alcol sull'alluminio. Così si mescola l'inchiostro. Deve essere molto umido. Poi metto lo stampo a stelle sulla borsa e poi la appoggio sull'alluminio. Pigio per bene e poi rimuovo. Ecco, l'inchiostro si è trasferito sulla borsa e ora tolgo le stelle. Bella, eh? Luminosa, colorata ed elegante. La userei. Sai, forse dopo vado a fare shopping. Bella! Almeno ho le caramelle. Posso usarle per corrompere mercoledì. Mi stai lanciando caramelle? E va bene. Ma è il nostro segreto, ok? Ho le labbra cucite. Quindi chi vince? Olivia. Sì, lo sapevo! La mia decisione è definitiva. E va bene, me ne vado! Vai! Quanto siamo brave! Cosa guardi? Da quando ti piacciono gli arcobaleni? Ho capito. No, non lo facciamo! Ok, e va bene. Ehi! Ehi! Siete pronte? Dovete fare un arcobaleno, meglio se pieno di gioia e felicità. Amo gli arcobaleni! Mi serviranno queste penne! Ho un trucchetto geniale! Allineo le penne proprio così. Poi uso la pistola per colla a caldo per unirle. Quando si asciuga iniziamo a disegnare. Un modo molto facile per disegnare un arcobaleno, ma c'è altro. Prendo una foderina di plastica e ci metto dentro un pezzo di carta. Poi metto l'arcobaleno nella foderina. Se rimuovo il pezzo di carta bianco appare un arcobaleno. Magia! Come faccio a batterla? Lo so! Mi servono questi pastelli. E questa padella. Metterò il barattolo di vetro nella padella e alzo il fuoco. Aspetto che i pastelli si sciolgano. I colori si stanno mescolando. Wow, guarda qua! E ora mi serve un pop-it. Metto la cera nel pop-it e poi aspetto che si asciughi. Ne rompo una parte. Viene un bellissimo arcobaleno. Wow, molto artistico! Sono sbalordita, voglio provare! Mi piacciono gli arcobaleni di caramelle. Wow, non così veloce! Oh, sembrava buonissimo. Cosa ne pensi? È carino, eh? Ecco quello che ho fatto io. Ora lo vedi, ora non lo vedi. Potrei fissarlo tutto il giorno. Cosa sta succedendo? Wow, arcobaleni! Sono bellissimi. Quanti arcobaleni. Ma che... Cosa? Che strano! Vince Lexi. Sì, sono la migliore! Giù! Oh, cara, prova a prendere la medicina. Ti farà stare meglio. Apri bene. No, è disgustosa! Ci deve essere un modo più semplice. Trovato. Potrei usare questo ciuccio. Prendi un ciuccio e riempi una siringa di medicina. Poi la infili nel ciuccio e premi per far uscire il contenuto. Riproviamoci. Oh, dammelo! Non ne hai idea. Oh, ma che bello! Darò un'occhiata veloce. È più magica di quanto pensassi. Whee! Ma è fantastico! Vorrei avere un letto così. Le scarpe di papà! Sono così grandi. Oh, wow! Le scarpe di mamma! Che belle!
Wow! Piano! In partenza! È difficile camminarci? Wow! Mi sto divertendo un mondo! Con che altro posso giocare? I profumi di mamma! Profumerò come lei! Devo farmi bella! Quanti colori! Cos'è questo? Com'è strano! Oh! Che bello! E ha un buon profumo! No! Dammelo! Subito! Non avevo finito! Non sono giocattoli! Oh! Forse possiamo fare qualcosa! Rimuovi un rossetto dal suo tubetto. Poi metti delle gocce di cioccolato rosa in un cucchiaio e scioglilo sopra una candela. Giralo per controllare che sia sciolto. Poi versalo nel tubetto pulito. Riempilo fino all'orlo e lascialo raffreddare. Ecco un bellissimo e buonissimo rossetto. Davvero? Wow! Sa di cioccolato! Provalo. I trucchi di mamma sono salvi. Yay! È ora di colazione! Ti verso il succo, tesoro! Nella mia tazza preferita! Cioccolato! Ma dov'è il cucchiaino? Torno subito! Siamo rimasti soli, cioccolato! Sei tutto mio! Gnammi! Oh, com'è buono! Appiccicoso! Ma delizioso! Arrivo subito, cara! Oh, cavolo! Che disastro! Oh, un po'! È ovunque! Che posso fare? Quel dispenser di sapone mi dà un'idea! Prendi un barattolo di cioccolato e fa un foro nel tappo. Poi applica della colla intorno. Attenzione a non farla cadere all'interno. Poi prendi una pompetta pulita e infilala nel foro. Ecco un dispenser di cioccolato! Oh, guarda un po'! Proviamolo! Basta una leggera pressione per far uscire il cioccolato. La giusta quantità, senza sporcare. Wow! Ma è fantastico! Grazie, mamma! Ops, ne hai un po' sul mento. Non è per niente giusto! Cara, che succede? Guarda! Oh! Ah, un bel libro prima di dormire e un dolcetto. Finalmente è arrivata la serata del ballo. Oh, questa tonalità mi sta bene. Che buon profumo. Sono incredibili. Ma manca ancora qualcosa. Oh, un diadema. Proprio quello che cercavo. Manca solo il vestito. È stupendo. Sarò la reginetta del ballo. Mi sento come in una favola. La borsa, grazie. Era il mio telefono? Che succede? No, è un disastro. Non posso crederci. Il ballo è rovinato. Non è per niente giusto. Cara, che succede? Guarda. Oh, non posso andare al ballo. Certo che puoi. So come sistemare le cose. Tranquilla, funzionerà. Mamma, sei così intelligente. È semplice. Metti delle strisce di nastro adesivo lungo il vestito, rimuovi la pellicola e attacca dei marshmallow al nastro adesivo. Ripeti per ogni striscia. Non male come inizio, ma c'è ancora molto da fare. Ricopri il vestito con i marshmallow, ma conservane qualcuno per te. Questo lavoro mette appetito. Grazie, mamma. Fammi postare un selfie. Sorridi. Guarda quanti like. Wow, è così elegante! Arr, dov'è il mio tesoro? Eh? Cos'è stato? Ah, nessuno potrà impedirmi di trovarlo! Che succede qui? Arr, hai il mio tesoro? Amore, sto provando a leggere! Mi piace questo gioco! Oh, cos'è quello? C'è solo una cosa da fare! Potevo pensarci prima! Fa vedere. Ho quasi fatto. Oh, wow. Eh? Questa la terrà impegnata. Wow,
È una mappa del tesoro. Che bello. Devo sbrigarmi. Che immaginazione. Ho trovato il primo indizio. Dov'è? Ah! Eccolo. Cosa c'è adesso? Questo mi servirà. Wow, oro! Sono ricca! Come sta andando? Li ho trovati tutti. È stata dura. Wow, sei il miglior pirata di sempre. Ma dov'è il tesoro? Fammi pensare. Oh, certo. Oh, è il mio pappagallo. Essere un pirata è un lavoro duro. Wow, che succede lì? Devo scoprirlo. Non l'avevo mai notata prima. Ecco qui. Com'è luminosa. Devo assolutamente portarla giù. Papà aveva dei giocattoli. E chi lo sapeva? Wow. Guarda quante macchinine. Questa è bellissima. Brum, brum. Mi sto divertendo un sacco. Dovrei organizzare una corsa. Ciao tesoro. Oh, che disastro. Meglio mettere a posto. Wow, wow. No. Ouch. La schiena. Stupide macchinine. Sono ovunque. Devi fare più attenzione. Potevo farmi male sul serio. Scusa, mamma. Beh, forse ho esagerato un po'. Ho un'idea. Mettiamoci al lavoro. Inizio con una scatola vuota. Mi serviranno alcuni rotoli di carta igienica. Mettiamo un po' di colla all'estremità del cilindro. Solo uno strato sottile. Poi metto il cilindro nella scatola. Riempio la scatola di cilindri. È venuto bene. Ok, ora mettiamo le macchinine nei tubi. Le guido io, mamma. Vroom! È divertente. Questa è l'ultima, mamma. È come avere un garage personale. Le posso vedere tutte e non sono più in disordine. Grazie, mamma. Dimmi quando fermarmi. Vai, vai, basta. No, Justin, torna qui. Tanto non mi prendi. Oh, è caduto tutto. Che cosa ti aspettavi? Me ne serve altro. Ho un'idea. Verserò il succo. Così dovrebbe andare. Poi lo copro con la pellicola. Ora faccio un buco con la cannuccia. Guarda, ho risolto. Wow, non cade più. Pratico e rinfrescante. Ah, ci voleva. Devo andare. Ciao, ciao. Wow, questo disegno è un capolavoro. Verrò ricordato per questo. Giù! Oh, hai starnutito? È colpa del gatto. Ti sei preso il raffreddore? Giù! Sì, papà, mi sa che hai ragione. Lo sapevo. C'è solo una cosa da fare. Devi prendere una medicina. Ma papà, è disgustosa. Non discutere, Alex. Ti farà stare meglio. Ecco. No, non voglio! Dai, per favore! No! Pensavo avrebbe funzionato. Bene, bene, cosa abbiamo qui? Forse posso usare questi orsetti. Proviamo. Chissà dove va papà. Non importa, devo finire questo disegno. E ho degli orsetti da mangiare. Non deve vedermi. È distratto, ecco la mia occasione. Non riuscirà mai a superarmi. Devo prendere il sacchetto. Piano, piano... Ci sono quasi. Presi. Mettiamoci al lavoro. Devo fare in fretta. Prendo un orsetto. Con un coltello taglio una fessura proprio sul lato. Non serve tagliare fino in fondo. Ora la medicina. La inserisco nella fessura. In questo modo. Ehi Alex, guarda. Una ciotola di orsetti tutta per te. Non ti credo. È un normale orsetto gommoso. Adoro gli orsetti gommosi. Sono sempre ben accetti. Blu, il mio preferito. Beh, ha uno strano retrogusto, ma comunque è buono. Ottimo, l'ha mangiato tutto.
A volte mi stupisco di me stesso. Che giornata! Finalmente a casa! Ciao, caro! Non posso parlare! Occupato! Ho solo detto ciao! E io che non posso parlare! Bella chiacchierata! Che ne dici di dare un abbraccio al tuo vecchio? Forza, campione! No? Non vuoi? Cosa c'è? Un piccolo gesto sarebbe gradito! Va bene, ciao! Posso tornare a giocare? Da non credere! Potrei giocarci tutto il giorno! In effetti, perché no? Justin, che stai facendo? Dovresti già essere a letto! Dai, metti via il portatile! Devi andare a letto! Non credo proprio! Justin, sei ancora qui? Potresti fare meno rumore? Ehi, Justin! Ascoltami! Non cominciare un'altra partita! Questo ragazzo non mi ascolta! Che ne dici di una crema al cioccolato? Ti sposterò con la forza! Ma quanto pesi? Guarda, ho un palloncino! Non c'è niente che funzioni! Ma che senso ha? Hai finito? Devo concentrarmi su questa parte! Dove sto sbagliando? Sono un genitore fallito! A cosa stai giocando? Devo fare qualcosa! Credo di sapere come! Resta lì! Taglio un pezzo di questo palloncino! Non ne serve uno grande! Ora prendo il palloncino arancione e un imbuto! Infilo il becco nei palloncini! E verso dei brillantini! Wow, quanta luce! Aggiungo un po' d'acqua, così gonfierò i palloncini e li renderò morbidi. Infine metterò un fiocco come decorazione. Ed ecco un palloncino antistress. Forse sono stato un po' troppo teatrale. Vorrei tenerlo per me. Eh? Cos'hai in mano? Oh, sembra divertente! Lo voglio! Dammelo! Vieni a prenderlo. Te lo do se vai a letto. Davvero? Wow! Wow, è bellissimo! Hai visto che papà che hai? Grazie, papà! Ora va a dormire, piccolo mio! Buonanotte, papà! Bene, ora posso uscire! Che fatica pulire! Ma finalmente la casa è immacolata! Un'occhiata veloce, tutto perfetto! Wow, proprio un ottimo lavoro! Sono il mago dello spazzolone! Con me la polvere non ha scampo! Casa pulita, mente pulita. Posso rilassarmi finalmente. Alex, sei tu? Ehi, papà, come va? Che è successo? Perché sei ridotto così? Questo? Ah, stavo solo giocando a basket. Avresti dovuto vedermi. Ho fatto quasi canestro. Magari la prossima volta. Non muoverti di un millimetro. Non sporcare dove ho appena pulito. No, non farlo. Fermati, ti prego, ti supplico. Non va bene. No, no, no. Devo fermarlo. Ti prego, torna indietro! Dai, fallo per me! Papà, sono stanco! Non voglio sentire storie! Perché? Perché mi fai questo? Aspetta, i palloncini! Potrebbero aiutarmi! Devo essere veloce! Non deve fare altre mosse! Alex, il pavimento! Ma ti sei rotolato nel fango? Ogni passo mi spezza il cuore! Papà, adesso mai più! Ce l'ho fatta! Tranquillo, andrà tutto bene. Che ci fai laggiù? Sgonfio il palloncino e lo modello intorno alla suola. Sarà come una scarpa personalizzata. Idea fantastica! E anche l'altro piede è a posto. Sono proprio belle. Grazie, papà. Ok, ora puoi andare. Corri a farti la doccia. Ma chi è adesso? Non di nuovo. Oh, l'acquolina? Non vedo l'ora di assaggiarla. È la cosa più bella che abbia mai visto. Ehi, che fai? Hai dei cucchiaini? Sapevo di aver dimenticato qualcosa. Aspetta, possiamo usare questi coni per il gelato? Raccolgo la torta con il cono. Sei un genio. Ce n'è abbastanza per tutti. Mi avevi già convinto con la torta. Che la festa abbia inizio. Woohoo! Possiamo mangiare la torta adesso? Com'è leggera e soffice. Fermati! Sono sveglio! Non sono una persona mattiniera? Cosa? C'è una festa? Prepariamoci! Una rasatura veloce e ora vediamo cosa mettermi! Ottimo accostamento! Oh, che sta facendo Chris? Devo scoprirlo! Ehi, fratello!
Dove vai? A una festa. Vedi? Che posso dire? Sono molto popolare. Una festa? Posso venire anch'io? Eh? Ma non sei invitato? Guardati, saresti fuori luogo. Eh? Ma di che parli? Ah, della mia acne. Non c'è problema. Mamma dice che sono bello. Allora posso venire? No, e non guardarmi così. Non è giusto. Tanto non ci volevo venire. Eh? Ma cosa? Il terremoto? Non è possibile. Qualcuno mi salvi. Sono troppo bello per non sopravvivere. Ah, fatelo smettere. Non rovinarmi i capelli. È finito. In fondo non era un grosso problema. Dove ero rimasto? Hai la mia testa? Wow, è stato pazzesco. Guarda che confusione. E questo? Ma forse posso usarlo. Potrebbe eliminare i miei brufoli. Vale la pena provare. Wow, funziona. Che sensazione fantastica. Sì. Come sto? Devo mostrarlo a Chris. Ehi, fratellone. Noti qualcosa? Ammira la mia pelle liscia. Ehi, sono qui, guardami. Il mio alito potrebbe essere migliore. Justin, che è successo? Che bella pelle. Forza, andiamo. Siamo fantastici. E si vede. Caro fratellino, adoro il tuo stile. Scateniamoci alla festa. Sono d'accordo. Non vedo l'ora. A che ora viene a prenderci la mamma? Che posso fare? Non si può andare avanti così. Rimane solo un'opzione. Non ti muovere. Sì, quello sono io. Vi starete chiedendo come siamo arrivati a questo. Stoppiamo qui. Torniamo indietro. C'è così tanto da dire. Prendi i popcorn. La storia sta per iniziare. Wow, è fantastico. Ehi ragazzo, che succede? Eh? Oh, ciao papà. Che banana deliziosa. Ehi Justin. Hai notato la tua postura? Non va bene per niente. Sei tutto ingobbito. Andiamo figliolo, siediti per bene. Molto meglio. Grazie papà. È il mio lavoro. Ora mi godo la banana. Buon appetito papà. Ce la farò. Vincerò io. Ehi, come va? Aspetta, non hai mai smesso di giocare? Proprio così? Non ho parole. Ma che sto facendo? È finita. Meglio che vada a letto. Che strano. Non mi sento molto bene. Sua madre si arrabbierà un sacco. Devo proprio intervenire. Ehi, cosa hai in mente? Justin, sta dritto. Sono serio. Che posso fare? Non si può andare avanti così. Rimane solo un'opzione. Non ti muovere. Ah! Justin, è solo colpa tua. Sto cercando di aiutarti. Metto la cintura intorno al tuo busto, poi la allaccio sul retro, in questo modo. Ecco, così va meglio. Beh, alla fine è una bella sensazione. Grazie, papà. Ha funzionato. Torno a letto. Sogni d'oro? Thank you. E la indosso ancora. Guarda. Aspetta, pensavi che fosse... Per fortuna è un lieto fine. Che bello. Lo farei tutto il giorno. Sono così felice, a differenza di questi giocattoli. Ora invece sono triste. Non so più cosa distruggere. Ciao. Buone queste patatine? Certo, mi sono un po' sporcato. Che c'è in TV? Un classico! Giornata sul divano. Che c'è di meglio? Patatine finite. Perché succede sempre alle brave persone? Forse è meglio comprarne un po'. Certo, non con questi vestiti. Meglio che mi renda presentabile. Così va meglio. No, Chris, dimmi che non l'hai fatto. L'ho fatto e mi sono goduto ogni momento. Che ne pensi? Non male, eh? Perché? Perché l'hai fatto? Guarda un po'. Ops! Hai ritagliato la mia borsa?
e i soldi! Ma cos'hai nella testa? Non fare così, sono un artista! Ehi Justin, guarda che maglietta! Posso farne una anche per te? Ah, non sai quanto mi fai arrabbiare! Respira! Forse ho trovato! Mi rimetto la maglietta macchiata! Dammi quelle forbici! Farò alcune modifiche! Non è stato complicato. Ora la sollevo sopra la testa, ma non fino in fondo. E poi faccio un nodo. Ecco, una fantastica borsa per la spesa. Super capiente. Non toccarla, capito? Io devo andare. Credo proprio di averlo ispirato. Beh, finiamo qui. Che danno in TV. Il segreto è usare un pennello. Che noia. E poi... aspetta, fa sul serio? Guarda che casa! Mai visto nulla di simile! È terribile! Devo fare qualcosa! Arrivo! Adoro le sfide! Sveglia! Non capita tutti i giorni di avere una celebrità in casa? Sveglia! Wow, sei pesante! Mi arrendo! C'è solo una cosa da fare! Sveglia! Sono in piedi! Così va meglio! Ti servirà questo! Che emozione! Mettiamoci al lavoro! Ok, prima un po' di pulizia! Spero non ci siano ragni! Quando ho spolverato l'ultima volta? Riposino. Perfetto. Oh, andiamo. Dammi quel cuscino. Ehi, lo stavo usando. Smettila di dormire. Ouch. Prendi questo. Ah, sì? Ferma. Cerco di aiutarti. Guarda questa stanza. È peggio di prima. Anche se... mi è venuta un'idea. Attacco questa striscia LED alla parete. In questo modo. Eccellente. Ora il nastro adesivo. È stato facile. Ora la parte divertente. Attacco l'imbottitura del cuscino al nastro, così da coprire il LED. È così soffice. Ah, ho qualcosa sulla faccia? Grazie. Ta-da! Ehi, che cos'è? È una nuvola luminosa. È così rilassante e colorata. È bellissima. Wow, sei un genio. Ok, e ora? Beh, ho così tante idee. Che bel buffet! Mandalo via! Non voglio avvicinarmi! Aspetta, è quasi ora di cena. Meglio smammare. Torna qui. Ma che problemi hai? Ai, cosa c'è qui? Quanto cartone! Aspetta, potrai usarlo. Iniziamo. Facciamo emergere il mio lato artistico. Questo è fast food. Lasciamo stare. Traccio una linea sul cartone. Sono sicura che Grace lo adorerà. Ho un talento fuori dal comune. Iniziamo a tagliare. Non possiamo essere amici. Che strano. Dovrebbe andare. Ora unisco i pezzi. I tagli nel cartone facilitano l'inserimento e rafforzano il tutto. Copriamo con un lenzuolo. Ed ecco un nuovo divano per Grace. Mancano dei cuscini. Questo sembra carino. Ora è decisamente più bello. Devi aiutarmi. Il topo è arrabbiato. Ehi, ma io sono vegetariano. Bye bye. C'è mancato poco. Oh, che bello. Fa così caldo. Tranquilla, ci penso io. Una bibita? Sarebbe il massimo. Che buona. Ops, che maldestra.
Se solo ci fosse un tavolo. Tranquilla, l'altra volta mi sono caduti dai noodle. A proposito, conosco un posto fantastico. Dobbiamo andarci. Manca qualcosa. No. Chi era? Un tavolo potrebbe andare. No. Potresti aiutarmi? Trovato! Ciao! Posso avere il tuo triciclo? Ti darò questa enorme barretta di cioccolato. Prendi! Allora, posso averlo? No? Sei bravo a contrattare. E un nuovo telefono? Bello! Dammi il triciclo. Ok, questa è l'offerta finale. Affare fatto. Ehi, che succede? Lo prendo io. Da alla signora il tuo triciclo. È tutto suo. Che bella famiglia. Andiamo a creare. Coloro il triciclo con la vernice spray color oro. Gli darà un aspetto regale. Riempio tutti gli spazi. E le ruote. Ora lo lascio asciugare. Poi metto una lastra di vetro sopra. Ecco un tavolo particolare. Penso che ordinerò dei noodles e dei... Ehi, cos'è questo? Wow, il mio tavolo personale! Non ci credo! Aspetta, ci serve uno spuntino? Ho i popcorn! Non ci credo, non ho mai avuto un tavolo! Allora, questo ristorante di noodles ti piacerà. Quindi capisci, non decoro le stanze. È la magia della TV. Non senti uno strano odore? Ovviamente i tuoi piedi puzzano, ma è il tappeto. Volevo passare l'aspirapolvere, ma non ce l'ho. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, come no? Possiamo iniziare a spazzare via tutto. Piovono popcorn. Pensavo di averli persi. Ora ci vedo. Guarda quanto sporco. Grande, non devo fare il bucato. Ehi, piano, sto mangiando qui. Ah! Stringimi. Ai, basta, me ne vado. Va via. Meno male. Fammi pensare. Oh, trovato. Con chi sta parlando? Primo, stendiamo del nastro adesivo sul tappeto. Lo divido in sezioni. E creo delle forme casuali. Il nastro fa da guida. E la vernice spray darà un po' di colore. Riempio ogni sezione con un colore diverso. Sembrerà un'opera d'arte. Poi stacco il nastro adesivo. Che ne pensi? Non ci credo che è lo stesso tappeto. Sembra incredibile. Vieni qui tu. Che differenza! Wow, ma è la stessa stanza? Mancano solo gli ultimi ritocchi. Cosa c'è in quel baule? Aprilo. Non ho idea di cosa ci sia. Diamo un'occhiata. Possiamo usare questa roba. Così ci si sente davvero a casa. Questo sarà perfetto. Non ricordavo di avere queste cose. Penso che sia tutto. Bello, vero? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se non sono all'altezza di questa stanza. Tranquilla. Non trasformo solo le stanze. Questo lo eliminiamo. Wow, grazie. Sembra tutto fantastico. Sono contenta che ti piaccia. Ehi, che cos'ha la tua stanza? Sembra ci sia altro lavoro per me. Visto. No. Cos'altro c'è? Non male. Mamma! Ehi, guarda qui! Oh, fai la brava, tesoro. Lascia che mamma guardi i suoi programmi. Buongiorno, miei piccoli buongustai, ho qualcosa di speciale per voi. È un piatto delizioso che stuzzicherà le vostre papille gustative. E lo spuntino preferito di tutti, il cioccolato. C'est magnifique.
Questo chef ha un aspetto familiare. La mamma non fa mai nulla di divertente. Io mi sto annoiando. Ma quello è un rossetto. Ora sì che mi diverto. Probabilmente non dovrei, ma... che cosa potrebbe mai succedermi? Sarò bellissima come una modella. Jasmine, dovresti vedere questo programma. Jasmine? Devo ammettere che sia buono. Ne voglio ancora. No! Che cosa succede? No, non mangiarlo! Ma che fa? Oh, aspettate, devo solo sistemare i miei baffi. Oggi creerò qualcosa di davvero speciale. Romperò il cioccolato in pezzi. Poi lo metterò su un cucchiaio. Lo terrò sopra una candela. Voglio riscaldarlo delicatamente finché non si scioglie. Non ci vorrà molto. Ed ecco fatto, non mi serve più la candela. Lo verserò in un porta rossetto. L'importante è che sia pulito. Lo riempirò fino all'orlo. Devo fare molta attenzione. Una volta fatto aspetterò che si secchi. Penso che sia pronto ed ecco a voi un rossetto commestibile. Che capolavoro! È il mio regalo per voi. So che vi piacerà, prendete. Ma che bravo! Wow, che chef creativo! Posso vederlo? Dammi un attimo. Wow, sembra un vero rossetto, non posso resistere. Ehi, passamelo, mamma. Oh, giusto, ma certo. Wow, mi piace questo rossetto. Spero che sia anche buono. Assaggiamo. È delizioso, potrei mangiarlo tutto. Quasi dimenticavo. Sei bellissima, tesoro. Pensavo ci sarebbe stato un lieto fine. Cosa? Mamma, non è così che doveva finire la storia. È ora di andare a letto, tesoro. Ma voglio sapere che succede dopo. Mi spiace, Jasmine, riprenderemo domani, su. Vai a dormire adesso. Guarda che cosa ho qui. Non ho sonno. E c'è una sola cosa da fare. I capricci! Oh, le mie orecchie! Voglio sentire la fine della storia! Oh oh, che cosa ho fatto? Orsetto, mi dispiace. Hai finito? Oh, Orsetto è ferito. Va tutto bene, tesoro, ora lo sistemo. Potrebbe essere più complicato di quanto pensassi. Ok, la situazione è grave. Starà bene. Ci sto lavorando, abbi pazienza. Aspetta, ci sono! Questo orsacchiotto avrà un bel makeover. Rimuoverò le braccia e le gambe. Non ho più bisogno del corpo, ma qui qualcosa deve andarci. Dovrò rifletterci. Lo so, mi serve questo cuscino. Ma è mio! Ora è di Orsetto. Fidati, so che sto facendo. Avrò bisogno di una pistola a caldo. Applicherò la colla al centro del cuscino. Così va bene. Adesso mi serve la testa di Orsetto. La attaccherò al cuscino. Poi farò lo stesso con le braccia. E infine le gambe. Oh, com'è carino! Jasmine, guarda un po'! Orsetto è pronto per le ninne! Wow, Orsetto, sei tornato! Abbracciami, mi sei mancato! È così adorabile! Ed è ora di andare a letto! Sogni d'oro, tesoro! Ehi, Sunny! Vuoi vedere qualcosa di bello? Ciao, papà! Certo! Guarda qui! Forte, vero? Come hai fatto? Che showman! Non posso prendermi tutto il merito! Voglio provarlo! Dammelo! Pronta? Ecco le bolle! Non è possibile! La cosa più bella che abbia mai visto! Pop, 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 pop! Woohoo! C'è di più! Prendile tutte, tesoro! Oh, che bello! Ecco, prova tu! Wow, che responsabilità! Guarda come vanno! Potrei farlo tutto il giorno! Come fa a farlo? Aspetta! Riescono dal sedere! È pazzesco! Posso farlo anch'io! Vuoi vedere? Cosa? No, non farlo! Ti prego, Sunny! Troppo tardi! Ho cercato di avvertirti! Vabbè, lo facciamo tutti! Credo che lo lascerò fare a questo piccoletto, le sue profumano! Già!
Mamma, guarda il mio disegno. No, guarda il mio. Wow, siete così talentuosi. Ho fatto due artisti. Bravi, sono dei capolavori. Fammi vedere. Grazie, tesoro. Wow, avete mai visto qualcosa di simile? Meritano di essere appesi al muro. Voglio vederli ogni giorno. Facciamo una sorpresa alla mamma. Buona idea. Le piacerà. Questo è il mio lavoro migliore. Continuiamo. Cosa c'è dopo? Il tavolo. Sì, è noioso. Sono tornata. Cosa è successo qui? Ehi, mamma. La mia povera casa è un disastro. Che cosa avete fatto? No! Ah, che succede? Ah! È un disastro. Non ci credo. Io ho un'idea. Sì, posso usare la pellicola di plastica. Questo risolverà tutto. È meglio che mi metta al lavoro. Rivesto tutte le superfici con la pellicola. Agirà come una barriera protettiva. La metto anche sulle pareti. Così potranno disegnare senza fare danni. È una trappola? Ma non importa, mi sento così vivo. Lo chiamo il mio periodo blu. Woohoo! Non badate a me. Ah? Qualcuno ha detto qualcosa? Probabilmente non era nulla. È il giorno più bello di sempre. Non voglio che finisca. Guarda qui, mamma. Stai andando alla grande, tesoro. Così non ho più bisogno di ristrutturare. Ehi, abbiamo cambiato qualcosa qui. Mi piace. Grazie, mamma. Figuratevi, ragazzi. Sei la migliore, mamma. Dov'è la vernice? Ottimo tiro, Sunny. Ricorda, fa con calma. Così, al primo colpo! Sallallallallà. Wow, che pubblico! E ora un bel assolo! Via con Rock! Qui, picciolino! Aspetta, ha abboccato qualcosa, tira su! Wow, sta lottando! Giochiamo ad acchiapparello! Non puoi prendermi! Oh, sono così fuori forma! Torna qui! Devo sedermi, non sono più giovane come un tempo! Oh, mi stavo divertendo, ma va bene così! Mettiti questo, papà! Wush, wush! Dai, ti guardo! Eh? Oh, andiamo! Non rimanere seduto lì! Fa qualcosa, papà! Dammi solo un momento, Sunny! Ma papà! Aspetta, ho bisogno di una distrazione! Eh? Cos'è questo? Sembra interessante. Lo metto qui. Preparo tutto. Avrò bisogno di tutti i miei pennarelli. Sono pronta a disegnare, ma ho bisogno di un modello. Potrebbe andare. Metto qui il disco, poi lo faccio girare finché non trovo l'immagine che voglio. No, no, no. Questo non va bene. Proviamo un altro disco. Chissà cosa c'è su questo. Wow, guarda un po', questi animali sono così carini. Ah, quello che volevo. È meglio che spenga le luci. Dovrò solo ricalcare l'immagine. È facilissimo, sarà fantastico. Lascio spazio per le macchie. Ora posso riempirle, devo solo rimanere all'interno delle linee. Poi giro intorno alla sagoma. È così carino. Ecco, finito. È perfetto. Papà, guarda qui. Oh, papà, svegliati! Oh, beh, ha bisogno del suo sonno di bellezza. Disegnerò qualcos'altro. Ah, l'elefante! Questo potrebbe essere complicato. Che libro interessante! Ehi, tesoro, i ragazzi stanno giocando. Oh, guardali! Vogliamo fare un gioco divertente? Si chiamano pulizie! Penso che vi piacerà. Ah? Non sembra divertente. Ups, è caduto qualcosa. Oh, guarda che casino. Ti ho detto di usare un piatto, papà. Non si finisce più. Odio questa cosa, preferirei essere dal dentista. Abbiamo finito? Magari. Dillo a me. Meno chiacchiere e più pulizie.
Come andiamo? Un attimo. È esattamente come prima. Che state facendo? Non è andata secondo i piani. Aspetta, credo di avere un'idea. Potrei usare quel nastro. Sì, potrebbe funzionare. Oh ragazzi, non muovetevi. Ci dispiace, mamma. Oh, non fa niente, tirate su le braccia. Fidatevi di me. Avvolgo il nastro intorno alla mano, proprio così. Che succede? Temo che sia impazzita. Sarà divertente, lo prometto. Ora avvolgo altro nastro intorno al corpo, rimani così. Non ci vorrà molto. Devo solo assicurarmi che il lato adesivo sia rivolto verso l'esterno. Penso che ci siamo. E adesso? Premete il nastro contro i giocattoli. Ricevuto, mamma. Ecco qui. Ehi, ma guarda un po'. Li sta raccogliendo, che mamma geniale. Che forza. È come vivere nel futuro. State andando alla grande. Mi gira la testa. Guarda, li ho presi tutti. Oh, e questa? Sono ricco. Comincio a divertirmi. Bisogna prenderli tutti. Guarda qui. Voglio farlo di nuovo. Wow, sono proprio tanti. Guarda, li ho presi. Wow, finalmente è tutto pulito. Sono fiera di voi, ragazzi. Siete proprio bravi. Penso che vi meritiate una ricompensa. Wow, bello. Aspetta, dove sono i miei baffi? Cerchi questi? Ehi, ridammeli. Tanto dovevi raderti. Picca picca, woohoo! Picca picca, picca! Ok, mi serve qualcosa di nutriente, dove sono? Oh, ottimo, fantastico, sembra buono. Zucchero, zucchero! Oh, picca! È ora della merenda? La perfezione. Oh, ne vuoi una? Sì! Ehi, arriva il prof. Prof, quello! Evviva, dammene una! Picca picca! Hai fame, eh? Wow, che cosa c'è che non va? Picca 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 picca! Wow! Oh no, ora sono triste! No! Oh! Ehi, fate silenzio laggiù, concentratevi! Ups, scusi. Ora prestate attenzione. Ok, proviamo a mangiare questi. Picca? Fermi là, possibile che non ascoltiate? Scusi. Non si mangia in classe, tornate al lavoro. Oh, cavolo, almeno un lecca lecca. Tutto risolto. Oh, dove l'hai preso? Oh, grazie. Wow, è rosa! È caduto! Oh no, picca! Oh, ma come hai fatto? Oh mio Dio! Picca! Aspetta, ho ancora questo, che fortuna! Ah, sentito? Il contenitore della sorpresa può tornarci utile, ma rendiamolo più divertente! Tadan! Perfetto, sì! Yeah! Sì! Sono io? Oh no! Oh! Non preoccuparti, Pika! Ora è al sicuro! Pika, Pika! Oh! Evviva! Grazie! Così nemmeno si sporca! Oh! Ci vediamo, prof! Oh! Quindi la lezione è finita? Cos'è successo qui dentro? Non ricordo questo ragno gigante. Respira e poi prendi quel ragno. Sei nella casa sbagliata, mostra otto zampe. Aspetta, credo di poter usare questa bottiglia. È ora di mettersi al lavoro. Inizio bucando la bottiglia, poi la capovolgo. Eseguirò quattro tagli nella base, voglio creare delle alette. Ogni lembo deve avere un foro, poi ci faccio passare un cordino dentro, ognuno... Poi passa attraverso un tubo collegato alla bottiglia e ora ho una chiappa ragni. Inizio il gioco, sei mio! Preso!
No, non ci credo! Questa casa è infestata! Dove pensi di andare? È molto divertente! Lo so, vero? Mi sto divertendo un sacco! Guarda qui! È davvero fantastico! È mio! Ehi, l'ho visto per primo! Molla! No! Dammelo ora! No! Che cosa hai fatto? Io? Non ti perdonerò mai, Eva! Cos'è questo rumore? Che cosa è successo? Emma ha rovinato tutto! Non è vero! Calma, è tutto a posto! Tesoro, abbiamo finito la carta igienica e stavo... Beh, puoi indovinare! Non te lo pulisco di nuovo! Ma cosa devo fare? La carta igienica è importante! Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea! Rimuovo la carta igienica dal tubo, poi la avvolgo in un cartoncino, mi assicurerò che sia ben saldo. Ora inserisco un palloncino nel tubo. È un po' noioso, quindi lo decorerò. Per farlo userò un pennarello. Devo stare attenta, non voglio far scoppiare il palloncino. Disegnerò una faccina carina. Questi saranno gli occhi e mi servono i baffi. Col cartoncino ho fatto delle braccia. Ora metto le orecchie in cima. È un coniglio. Guarda qua. Uno per uno. Huh? Wow! Pazzesco! Dammelo, dammelo, dammelo! Guarda, potrei farlo tutto il giorno. Emma, guarda qui. Penso che dovrebbero essere amici. Si gioca a questo appuntamento. Non è adorabile? Le mamme non finiscono mai di lavorare. Mamma, io ho tanta sete! Posso avere un bicchiere di succo di frutta? Certo, tesoro. Te lo verso. Sembra così buono, grazie. Beh, torniamo a noi. Posso averne ancora? Wow, hai davvero sete. Nessun problema, tesoro. Prenditi il tempo necessario. Rimarrai in bagno tutto il giorno. Delizioso. Ah, ora ho qualcosa di importante da fare. Oh sì, è molto meglio. Mamma, sei lì dentro? Sì. Oh, e dai, non berlo tutto in una volta. Mi stai ascoltando? Sì, certo. Brava ragazza, chi mi chiama? Pronto? Oh, non c'è più niente. Mamma? Aspetta, smettila, Eva. La mamma è impegnata in una telefonata, non ce la faccio più. Ho da fare, Eva! Non c'è bisogno di essere scortesi, mi dispiace. Non doveva essere così cattiva. Non ho bisogno di lei, posso farlo da sola. Vedi, non è così difficile. Oh oh, ho valutato male questa cosa. No, la mia bambina! Sto arrivando, Eva! Quel succo è mio! No, non farlo! Eva! Ehi! Che grande idea! Mi dispiace, tesoro, ma non posso permetterti di allagare la cucina. Ma so cosa fare. Mi serve un bicchiere di carta e ora devo disegnarci sopra un elefante. Inizierò dal muso, poi le orecchie. Poi aggiungo delle guance rose. Poi ci attacco gli occhietti. Una volta finito ho bisogno di una bottiglia. La metto nella tazza, mi servirà anche una cannuccia per bere. Faccio un buco nella tazza e nella bottiglia e poi ci spingo dentro la cannuccia. Ora posso riempire la bottiglia di succo. Perfetto, ora metto il tappo. È tutto pronto. Quando allento il tappo il succo fuoriesce e non ci sono perdite. Wow, magnifico! Mi sento così elegante. Questo ha colpito nel segno, posso provarlo. Wow, guarda un po'. Io? Oh no, la chiamata. Mi dispiace. È ora di cena, ma prima un bel bicchiere di succo di mela. È proprio quello che mi serve. Sembra così buono, accidenti. Il mio succo preferito. Così dovrebbe andare, lo lascio qui. E vediamo che cosa posso preparare. Una pizza, vado per la pizza. Ah? Cos'è questo rumore? Sarà la mia immaginazione. Vediamo dov'ero. Sento ancora quello strano rumore. Aspetta, cos'è successo al mio succo di mela? Che strano! Ci sono fantasmi in casa? La mia cucina sfida le leggi della gravità? Io non capisco. Continua così, mamma! Ancora! Ah, un po' di pace e tranquillità. Finalmente soltanto io e il mio libro. Non vedevo l'ora di... Oh? Ma che cos'è? Che succede? Tutta la casa trema. No, non può essere.
tutto tranne... Gina, non preoccuparti, la mamma arriva. Stai bene, tesoro? Che schifo, che cosa ho calpestato? È tutto appiccicoso ed è ovunque. È muccio, ma com'è possibile? Non capisco. Oh, tesoro, la mamma è qui. Non mi sento bene. Giù! Ah, presa in pieno, che schifo. Non posso farci niente, mamma. Cara, torno subito. Torna qui. Ho una medicina per te, questo ti aiuterà a sentirti meglio. Apri bene. No, mai e poi mai, questo ciuccio non lascerà la mia bocca. Potrebbe essere più complicato del previsto. Ed ecco che arriva l'aereo. L'aeroporto è chiuso. Ok, bene. Con me non si scherza. Io però non mi arrendo così facilmente, devi prenderla assolutamente, non voglio sentire alcuna discussione. Hai appena dato un calcio al mio cucchiaio, sapevo che le lezioni di karate erano una pessima idea. Dovresti vedere che fanno le mie mani. Questa situazione diventa ingestibile, devo chiamare i rinforzi. Dottoressa, mi serve il suo aiuto. La mia bambina non vuole prendere le medicine. Ho quello che fa per lei, grazie dottoressa. Torno subito. Sono felice di vederla. I soldi. Ah, spero che funzioni, c'è soltanto un modo per scoprirlo. Gina, guarda che cosa ho trovato. Penso che ti piacerà. Ah? Che cos'è? Sembra un ciuccio. Vuoi provare? Sembra buono, vero? Sì, dammelo. Oh, ma è buonissimo. Posso anche riempirlo con la medicina? Eh? No, non devo più starnutire. Potrei mangiarle all'infinito. Mamma, guarda cosa sto facendo. Brava, tesoro. Non stai guardando, mamma. Sto provando a leggere. Guarda quanto posso saltare in alto, mamma. Wow! Lily. Sto bene, per poco non mi facevo male. Guardati che disastro. Ti devo pulire per bene. Ah? Sto bene. Sei tutta sporca. Ferma così. Non mettermi vicino a quella roba. Ci vediamo. Lily, torna subito qui. Non mi prenderai mai. Oh, sì. Devi farti il bagno. Cosa? Non se ne parla. Odio il bagno. Sapevo che lo avrebbe fatto. Devo uscire di qui. Aspetta, cioccolata, quanto mi piace. Patatine, devo rimanere in forze. E devo seminare la mamma. Queste torte sembrano buone. Oh no, sta vincendo. Sono troppo vecchia per queste cose. Forse non devo correre dietro. Ho un'idea migliore. Per prima cosa mi serve un pirottino da cupcake, ci metto dentro del sapone liquido. E ora aspetto che si solidifichi. Una volta pronto posso metterci altro sapone. Voglio che abbia l'aspetto di un cupcake. Ci aggiungo delle codette per dargli un tocco realistico. E ora lo tiro fuori dal pirottino. Ok, devo andare piano. È più difficile di quanto pensassi, ma posso farcela. Wow, guarda come vado. Penso che siamo pronte. Facciamo festa! Mi sento così affascinante. Wow, poteva finire male qui. Questo colore mi si addice molto. E io? Mi sento così affascinante. Non c'è niente di meglio di una serata tra donne. Manca qualcosa. Ce l'ho! Ci servono dei gioielli. Eh? Bella pensata. Ehi, guarda qui. Ce ne sono tantissimi. Che mi metto? Oh, mi piace! Sono sicura che alla mamma non dispiacerà. Che ne dici? Mi piace. Oh, che meraviglia! Cos'altro c'è lì dentro? Ehi, Lily, guarda che cosa ho trovato! È così bello! Wow, lo voglio! Cosa? No! L'ho visto prima io! Lascialo! Oh no, non ci voleva! Che facciamo? Panico, finiremo nei guai! Sì! Mamma si arrabbierà, non giocheremo mai più! Niente, l'abbiamo perso, non possiamo fare nulla! Jasmine, laggiù! Possibile che non possa mai riposare?
C'è sempre qualcosa da fare. Qual è il problema? Ci è finito un girocollo nel lavandino. Devi aiutarci. Per favore, guardate che cosa ho qui. Vi sembra familiare? Wow, ma come hai fatto? Dammelo! Come hai fatto? Dobbiamo assicurarci che non accada di nuovo. Ah, lo so! Avete bisogno di questo. Ah, ci dovremmo fare qualcosa? Certo che sì! Questo vi lascerà a bocca aperta, fidatevi! Che cos'è? Non guardare me! Siete serie? Va nel lavandino! Così non ci cadranno altre cose. Devo andare. Ah, ho capito! Togliamo questo e lo sostituiamo con quello nuovo. Con questo non cadrà niente nel buco. E ora facciamo festa! Woohoo! Sì! Oh no, i gioielli! Va tutto bene, quel tappo funziona. Non dobbiamo preoccuparci, andrà tutto bene. Guarda che mosse! Mi sento così viva! È il giorno più bello di sempre! Vorrei che non finisse mai, vero? Mi sto divertendo da matti! Ah, sono così emozionata per il mio appuntamento, è meglio che mi prepari! Voglio che i miei capelli siano perfetti, cominciamo ad asciugarli! Ah, così va meglio, sarà una serata fantastica! Come siamo coi tempi? Ah? No, non può essere! Sono in ritardo! Devo sbrigarmi! Oh, non ho tempo per questo! Aspetta, ho un'idea! Sì, è proprio quello che mi serve! Ehi, genio della carta igienica! Davvero rinfrescante! Aspetta, questa non è la spiaggia! Ancora tu, che c'è? Non è ovvio? Guardami! Stai scherzando, vero? Va bene, forza, prendi! Dei leggings? Che dovrei farci? Stai impazzendo! Ascoltami attentamente! Ho capito, wow! Grazie, sembra fantastico! Inizierò dividendo i capelli in ciocche, proprio così! Poi farò una treccia e faccio lo stesso dall'altro lato! Ora devo avvolgerle sulla testa e agganciarle in posizione! Perfetto! Poi indosso una cuffia per capelli e infine i leggings! È un po' strano, ma devo fissarli in qualche modo! Questa bandana farà il caso mio! Ora riprendo il fono, metto la boccetta in una delle gambe e poi posso accenderlo. Adesso devo solo aspettare. Jasmine, ehi, ci sei? Toc toc. Ah, è già qui. Ok, vediamo come stanno i capelli. Spero che abbia funzionato. Wow, incredibile! Come se fossi stata dalla parrucchiera, li adoro. Guarda che ricci, morbidi e sinuosi. È ora di andare. Ehi, come va? Questi sono per te. Oh, che dolce! Sei così romantico! Vediamo. Bene, ecco a te, Pika. Non lo vuoi? Oh, ma ti fa bene! Arriva l'aeroplanino! Eccolo che atterra! Sul serio? Ho detto no! Che testardo! Non è male, sai? Almeno prova, no? Smettila di muoverti! Beh. Santo cielo, apri bene la bocca! Ehi, che stai facendo? Fermati! Oh, sei in grossi guai, signorino! Ah, sì? Chi comanda adesso? Ok, ho un'idea! Così impara! Ehi, cos'è quella cosa lassù? È sempre una schifezza! Coraggio! Schifo! Non funziona nulla! Che posso fare? Qualcosa dovrà pur mangiare! Aspetta! Ci sono, ma certo! Vedete questo filo attaccato qui? Attaccatelo a un cappello così! Ora mettiamoci al lavoro! Questo papà non scherza! Oh, guarda la ball! Sì, bravo, continua a guardarla! Sì, così! Buono! Sì, ce l'ho fatta! Bene, continuiamo! Così, apri bene!
Dovremmo andare, sta diluviando. Stai bene? Hai freddo? Io? Sì, credo di avere un po' di freddo. Ancora a pezzi, eh? Questo succo ti aiuterà alla vitamina C. Oh no, farà un casino! So che sta arrivando! Oh no, cado! Che starnuto potente! Scusami! Beh... Ok, non ho rovesciato niente. Ma non abbiamo più luce, fammi controllare il telefono. Oh oh, non ho più batteria. Siamo nei guai. Oh, non è un problema. Tienilo su, te lo aggiusto io. Ok. Wow, la batteria si sta ricaricando. Wow, davvero incredibile. Ne manca ancora un po'. Ho un'idea. Aspetta, non lasciarmi solo. Alex! Ci sono. Avrò bisogno di questa e anche questa. Oh, un'altra! Ho bisogno di tutte le lampadine che riesco a trovare. Ehi, Pika, guarda! Facciamolo! Yay! Ok, sono tutte al loro posto. Pika, fallo, fallo! Sì, ben fatto! Ma adesso ricarichiamo la tua di batteria.